Ovvio, siamo a votare il violoncello. Cazzo, c'è una maschiatura del soprano, è qualche cosa di spettacolare. Ai, ma lo sai? Più passi il tempo e più mi pare che non torni mai nulla. Io vorrei sapere, io pensavo a questo mestiere, io, dopo i primi 10 anni, e invece cazzo, niente, non torna mai niente. A volte sembra quasi che tu l'abbia azzeccato per miracolo. Io veramente, io, come facciano questi che sono così sicuri, se io non mi riesco a capire. Sanno tutto, torna tutto, questo l'ho fatto così, quello l'ho fatto così. Io, come facciano, gli invidio veramente. Io mi ricordo una volta a Edimburgo, ho trovato un liutaio che fa violini, tanto gli fa piazza con vecchini lì a ragionare di fica, di birra, di whisky, di stronza, e lui si mette a sedere lì, c'ha 3 o 4 cortellini, 3 o 4, non di più, si mette lì. E fa violini solamente con cortellini. Tu vai a parlare con quelli lì e sembra che è sua, sia quelli che sono meglio di tutti, e c'è quelli con seghe, spialle, scartatrici, cazzi, pazzi, e se il cortellino lì ragiona, poi gli dà da mangiare a piccioni, poi per un birre, poi per un cognac, e fa bocce con i suoi amici. Poi tira fuori il cortellino, si mette lì, vuoti il violino. E tu fai il giro per le botteghe degli usai. Qui si sanno tutto, io come cazzo faccio a sapere tutto. O non sanno un cazzo e vogliono far credere che sanno tutto, poi invece... Io la gente con le certezze, io la invidio. Io invidio quelli che hanno queste certezze, quelli che sono certi di qualsiasi cosa, si fa così, questo o si fa così o se non va nulla. Io gli invidio, io la mia esperienza, quando trovo qualche cosa che non mi sembra una certezza, la porta dopo. Tutta puttana, ma insomma sono contento di avermi a questo violoncello, perché è veramente, lo voglio fare un capellino più fine, perché è bello sodo. Io mi ricorderò sempre che il bigliutaio gli aveva 90 anni e rotti. Il bigliutaio arriva e fa, dice, io a 90 anni l'unica cosa che ho capito è che non ho capito un cazzo. È morto, mi è dispiaciuto. Gli era un omino di, sai, Chinona, come partigiano, vecchio socialista, non vedi di Craxi, vecchio socialista di Vignesani. Lui dice, l'unica cosa che ho capito, che non ho capito un cazzo, che si fanno le conferenze,
fanno dibattiti, fanno libri, scoprono di qua, scoprono di là. E io più che passi il tempo, e più non scopro un cazzo. Beati loro, beati gli ultimi, così c'hanno il regno dei cieli e non cagano il cazzo a noi e si va all'inferno, vaffanculo a quelli che vanno a fare. Uno dei motivi perché bestemmio è proprio perché non voglio andare in paradiso, porca madonna.